Siamo con Valerio Staffieri per commentare questa sconfitta, la prima sconfitta interna, almeno qui al Palavenali, è arrivato proprio nel giorno del playoff, 71 a 65 contro Sinigaglia. Cosa non ha funzionato oggi, Valerio? Guarda, non ha funzionato che forse ci siamo un po' intestarditi con il tiro da fuori, che non sfruttando poi le nostre qualità anche sotto canestro, perché abbiamo gente come Ivan, come Rei, come Rigo, anche come Checco Gori, che possono spostare soprattutto contro una squadra come questa che è piuttosto leggera al di là del loro pivottone, Pierantoni, che però insomma non è un gran difensore. Ci siamo un po' incaponiti e poi abbiamo preso un parziale a metà terzo quarto che ci ha un po' tagliato le gambe. Loro hanno fatto canestro, quando è così c'è poco da fare, insomma. Sono stati bravi loro, noi potevamo forse fare qualcosa di meglio, ma se va così, poi perdere con una bomba a tabella a 2 minuti dalla fine, insomma, la dice lunga su quello che è stata la partita per noi. 40 secondi dalla fine è arrivata esattamente la bomba di Catalani di tabellone sul 64-63, guidati sospinti da un immenso, monumentale Eugenio Fanti. Tra punti, palle recuperate e assist, è stata veramente una prova monster da parte di Eugenio. Peccato che siete mancati un po' tutti quanti voi per arrivare su buoni livelli, perché altrimenti si è capito che questa partita si poteva vincere, che il loro basket ha tutte le potenzialità per andare a vincere a Senigallia. Cioè, questo da qui si riparte, penso, no, Valerio? Sì. Si è giocato male, però nonostante questo si è arrivati punto a punto all'ultimo minuto. Guarda, io devo fare i complimenti a Eugenio perché è veramente uno che ci ha avuto una sfiga che l'ha perseguitato per i 2 anni. È uno che lavora tanto e questo è il premio. Insomma, si vede, è un ragazzo bravo che si sbatte veramente tanto come tutti gli altri. Diciamo che non possiamo pensare di vincere una serie di playoff giocando a turno uno per volta. Insomma, all'andata ci è andata forse bene perché tra Ivan e Rigo hanno fatto una partita mostruosa, oggi solo Eu non ci basta. Deve esserci d'aiuto, insomma, pensare che dobbiamo essere tutti insieme, da quello che gioca di più a quello che gioca di meno, a quello che fa canestro a quello che non lo fa. E io sono fiducioso però, ti dico la verità, io ho visto comunque una squadra che quando siamo andati sotto non ha mollato, che era la cosa più semplice da fare, invece ha lottato fino alla fine, sospinti come hai detto tu da EU che è stato encomiabile. Però io sono convinto che dobbiamo cancellare questa partita qui, proprio rimuoverla e andare lì e pensare di vincere, perché noi possiamo vincere, l'abbiamo già fatto, lo possiamo rifare secondo me, senza fare i finti modesti o cose varie. Andiamo lì, dobbiamo essere tignosi e arroganti, dobbiamo venire con la fame che hanno avuto loro a venire qua. E l'ultima cosa, se me la permetti, è di ringraziare comunque tutta la gente che è venuta, perché vedere il Palavenali pieno, che ci ha sospinto anche quando è stato il momento più difficile, è stata una bella emozione anche per me, che insomma non l'avevo mai visto così pieno e non ci avevo mai giocato dentro. Peccato, mi dispiace, però andiamo lì fiduciosi, convinti che la prossima volta potremo tornare qui a giocare un'altra gara di playoff e non dovremo aspettare un altro anno, ma la serie successiva in semifinale. Un motivo più per vincere, per rivedere tutta questa gente dopo aver la battuta finale. Sì, no, sicuramente. Noi andiamo, lo facciamo per noi, perché per noi è importante, però lo facciamo anche per loro che sono stati super oggi veramente.